immaginate un po' di essere proprio in un grande pericolo e qualcuno per salvarvi dalla sua vita muore lui al posto vostro. Come vi sentireste? Cosa pensereste? Che riguardi avreste verso quella persona che così, dal nulla, ha preferito morire lui piuttosto che lasciarci morire a noi? Non ci sarebbe una forte gratitudine verso quella persona? Non staremmo lì a pensare, forse anche durante la notte, e a dire: ho scampato un pericolo così grande e qualcuno è morto al mio posto? L'umanità oggi cerca l'uomo forte, l'uomo che possa risolvere i problemi dell'umanità, perché sono tanti e sono difficili da risolvere. Abbiamo trovato Cristo Gesù, abbiamo trovato davvero l'uomo forte. Noi abbiamo un re, e quale re? Abbiamo un Signore, e quale Signore? Quale re ha dato la sua vita per uno dei suoi sudditi? Quale re è morto per salvare uno solo? L'umanità cerca da sempre qualcuno che possa risolvere le sue problematiche, possa dare gioia, serenità, tranquillità, possa dare delle prospettive per quanto riguarda il futuro. Ma tutto quello che l'uomo dà o può fare è fallace. Ma il Signore, Cristo Gesù, è colui che ci dà ogni cosa eternamente, perché Cristo Gesù salva perfettamente. E se il peccato è stato abbondante nella mia vita, la grazia di Dio è sovrabbondante sul peccato. E noi non abbiamo bisogno di ricercare in qualche uomo la gioia, la pace, la felicità, una certezza, quella certezza che ci porta ad essere sereni anche nelle avversità, perché sappiamo che tutto è nelle mani di colui che vive e regna. A volte ci affliggiamo a motivo proprio delle nostre debolezze, ma ricordiamoci sempre che c'è qualcuno che intercede sempre per noi, che svolge fedelmente il suo ministero, non una volta all'anno, non uno sulla quale possiamo avere qualche dubbio, ma è santo, è puro, è innocente, non uno che è disponibile in qualche fascia oraria, ma sempre giorno e notte, in ogni momento possiamo invocare il nome di Gesù. Egli è sempre pronto ad intercedere per noi presso la destra di Dio il Padre.